Ciao a tutti, ciao ciao Danica. Allora, ciao. Bentornate, oggi video richiesto. Io faccio top e flop, ne ho fatto uno nei giorni passati, ma mi è stato proprio richiesto specifico solo sui prodotti che comunque da quando ho iniziato la mia passione mi sto trovando veramente bene e che compro e ricompro sempre. E allora, quello che mi sento di consigliarvi, iniziamo dalle lime. Le lime che io comunque testato, provato sempre, si va con questa di cartone della Essence, che è quella comunque che io preferisco in assoluto. Infatti questa è nuova perché io l'ho ricomprata, non è troppo forte come grana grossa e non danneggia le unghie. E poi quella di vetro in assoluto, perché anche questa comunque compro e ricompro, mi trovo bene. Questa va bene, trovo un euro dai cinesi, però comunque sono uguali, penso, quelle che compri dalla Kiko, lime di vetro, e non danneggiano le unghie, perciò ragazzi queste sono ottime. E poi vabbè, il buffer, questo qua semplice, sempre a un euro li trovo, e anche con questo qua, vabbè, comunque una volta che è finito finiscono tutti, non è che quello di marca dura di più di questo, la consistenza c'è, quello normale. Poi andiamo gradualmente, partiamo con cremine, cuticole, oli, per quanto riguarda quelle cose lì. Io ho provato degli oli, altre cosine, ma sinceramente i risultati non ho mai visti, ma con questa sì, e mi sento proprio di consigliarvela, perché a parte il profumo che è buonissimo, ti viene voglia di mangiarla però proprio ammorbidisce, idrata le cuticole e io mi trovo veramente bene, perciò anche questa da quando ho iniziato più o meno che la compro e mi trovo bene. Non costa neanche tanto, adesso mamma mia non mi ricordo i prezzi, però non credo che arrivi ai 3 euro. Poi adesso sempre gradualmente partiamo con le basi. Come base io prima acquistavo sempre quelle della Essence, poi nei miei top e flop, se avete visto, ho detto che comunque la bocciavo, quella 6 in 1, quelle lì un po' colorate così, perché di risultati ne ho visti un po' all'inizio con un tipo di colore, che ci sono quelle bianche, rosa, però dopo l'altra rosa seccata ha cominciato a diventare brutta già da quasi subito e le ho scartate, anche perché poi di risultati mi si sfaldavano le unghie ancora. E invece ultimamente sto usando questa della Debbie sulle mie unghie, mi trovo bene, me l'ha sistemata, me l'ha aggiustata, perciò questa cos'è? Base indurente 3 in 1 col calcio. Poi top coat anche lì ne ho provati tanti della Essence, ma l'unico che rimane il migliore è questo qua, perché questo veramente, sì, dopo un po' non si capisce quando è il finale, perché il boccettino è nero, l'unica pecca che ha è questo, perché non riesci mai a vedere quando finisce sto cavolo di tocco, però a un certo punto si diventa colloso, ma è magnifico, perché ti fa asciugare alla svelta lo smalto, non devi stare qua ore e ore, perché tanti top coat comunque, dopo che fai così ti rimane l'impronta digitale. Questo qua invece te lo fa asciugare benissimo e poi è buono, fa durare anche tanto lo smalto, consigliato, consigliato. Poi consiglio anche, nonostante ungano e l'ho sempre detto, le goccine Essence, queste qua, che vi ripeto, ungono ma asciugano lo smalto. Comunque il nome del top coat tengo è Studio Nails Better Than, madonna mia, leggetelo ragazze, perché io se no faccio la figuraccia. E 3,19 euro questo, non è proprio bassissimo, però per un top coat buono, diciamo che come prezzo si può usare. E appunto dicevo, queste goccine, che sono anche quelle meno care in commercio, asciugano, ungono, però ragazze, se dovete mettere lo smalto monocolore e basta, queste vanno bene, mettete, basta. Ma se dovete poi fare il decorino, queste non è che le consiglio, perché se andate su a pitturarci poi scivola via, ma sono buone. Poi adesso andiamo con reparto solventi, che io compro e stracompro sempre, questo della Essence, che costa mi pare 1,49 euro o 1,59 euro, che è buono, fa bene alle unghie, non le distrugge, non le... ed è buonissimo, consigliato, e io lo compro e compro. E idem questo della Shen alla Lidl, che questo costa, madonna, 1,59 euro, nessuno mi ricordo, ma anche questo qua comunque col suo dosatore è ottimo, e sono senza acetone, ed è quella la cosa più importante, non danneggiano le unghie. Poi però ultimamente, come avete visto nei miei video acquisti, sto acquistando anche questi qua che costano meno di 1 euro 65-70 centesimi, della Parisienne, sono senza acetone, profumati, non sono male neanche questi, anche se rimango sempre, però per risparmiare non sono male, ecco, ripeto. Poi questo qua ad immersione, questo lo compro a LD, 1,99 euro, e questo più che altro se magari proprio non riesco a usare il dischetto con l'altro solvente, faccio la svelta a pulire l'unghia a immersione, oppure lo uso tanto per i pennelli, per anche il dotter, la punta del dotter, e sono molto comodi, io compro e stracompro anche questi. E poi mi andava di aggiungere anche una crema per le mani, che dice, no, non c'entra con le unghie, però
la cura delle unghie per me vuol dire anche la cura delle mani, e questa 99 centesimi la trovo sempre da LD Botanica, è al miele, io mi trovo bene, morbidisce ed è buona. E l'ultima cosa che consiglio e che stracompro sempre è questa, quando sbavi, insomma, correggi, ed è un buon prodotto, costa 3 euro e qualcosa, adesso non so di preciso, però un pochino dura, dai, perché comunque le punte sono una e poi ce ne sono tre di scorta, non è male. E ok ragazzi, questo, ah no, aspettate, c'è anche questi, sì, sono dischetti, sono grandi e li trovo 99, anche questi da LD, e comunque sono belli grossi e mi durano un po', e diciamo che faccio quasi tutte le 5 unghie con uno, non sono male. Aspetta che qua mi dicono, ah il nome, certo ragazze, Essence Studio Nail, allora, Nail Polish Corrector Pen. E, ok, per adesso i prodotti che ho testato da quando più o meno ho iniziato la mia passione sono questi, che sto sempre ricomprando, sono questi e che mi sento di consigliarvi. Perciò a posto così, devo salutare una ragazza che si chiama Irene, che mi ha chiesto di farlo, un bacione Irene, e al prossimo video ragazze, ciao! Ciao! Iscrivetevi!